Io sono Kebe Ibrahima, il mio paese è Senegal. Sono 19 anni. Sì. Io ho arrivato 31 maggio 2016 con Bark. 132 persone. Nel mare, la barca di Inghilterra che è vista a noi alle 4 di notte, che prendere di noi, poi alle 11 di mattina si trasferita tutto, barca di francese. Poi il francese si porta a noi qua in Italia da un giorno. Abbiamo fatto 24 ore barca di francese in Italia, Catania. Io ho passato dall'altro paese per arrivare qui. 15 mesi, un anno 3 mesi, passando anche la Libia. Della Libia io ho fatto un tempo che non puoi dimenticare mai nella mia vita, perché della Libia tutto il mondo lo sai quello che passa dalla Libia, che non è facile, man, e non facile mai. Nel mio primo giorno che io arrivo alla porta di Catania, io non ci sapevo nessuno. Poi l'ho visto a una signora che vengono prendere 12 ragazzi, porta sua casa, sua comunità. Poi noi siamo insieme e la famiglia, noi troviamo lì anche bene, anche dei persone che lavorano lì, che benissimo, veramente. Questa comunità veramente è una comunità che si chiama Cirino La Rosa, ma io l'ho trovato bene, veramente. In Senegal, quando io ero bambino, non c'era opportunità per andare a scuola, ma il mio fratello è sarto. Quando io non ci fanno niente, lui si prende a me, porta suo lavoratore. Sì, io guardando così loro, quando loro bisogna qualcosa, io lo vado a comprare. Io lo prendo sarto così. Poi quando io ero 11 anni così, lui mi porta suo amico. Io lo imparare bene. Quando io capisco bene, poi c'è dei piccoli difficoltà, ma lo conosco prima, la mia paese. Poi anche dei difficoltà, io l'ho lasciato la mia paese, vado a cercare lavoro, gli altri paesi, Africa. Poi arrivo qui, ma prima io non sapere che io, un giorno che io arrivato qui. No? Un giorno che abbiamo una piccola festa, Rosana Di Guardo ha invitato sua Rosalia. Sua Rosalia vengo a Cirino La Rosa. Poi loro ci fanno comunicazione, noi anche loro. Poi loro si dice che lui è un sarto. Sua Rosalia ha detto che lui c'è un lavoratore. Sì. Poi io vado lì quattro volte, quando lei chiama a me, io vado, sta facendo un poco di cose, poi io ho ritornato alla mia casa. In questo momento lei mi ha chiamato, mi propone che c'è un progetto. Quando lei parla con il signor Rosanna, noi siamo d'accordo insieme, poi io ho stato a lavoro con suo Rosalia. Adesso noi stiamo facendo dei vestiti, anche tante cose che voi gli italiani hanno bisogno, anche dei bosse, anche io ero lì come magistro, c'è l'altro ragazzo che imparare la sarto, sì. Sette ragazze, ma loro tutti sono bravissimi. Quattro volte io l'ho fatto direttamente vestito. Quattro volte quando c'è qualcosa che loro non ci sapere, che lo sai che c'è nel mio testo, io chiamo tutto insieme, lo prendo stoffa, metto dentro sul tavolo, poi parla con loro, fanno teoria prima, poi pratica con loro. Ma non solo questo, ma io anche lavoro a una bar che si chiama Bar San Giorgio, la sera, 4 ore ogni sera, solo giovedì che non ci lavoro. Sì, lì io ho fatto pattisseria, sì, fanno cannolici,
tante cose, anche dei torti per compleanno, tante cose che io sto facendo in questo momento. Quello che ho conosciuto all'Italia, qui l'Italia, sì. Sì, io lo conosco un poco cose che mi piace tanto. Anche le altre cose che mi fanno così così. Perché c'è dei persone dove si lavoro io al bar, c'è dei persone, quando loro mi vedi che io nero, quando io tocco qualcosa, loro non ci comprano questo. Così mi dispiace, perché noi siamo uguali. Sì. Anche l'altra cosa che mi piace, qui in Italia, l'Italia c'è tolleranza, egalità. Sì, questo mi piace tanto. Però io non penso mai che esci cambia paesi, Francia o Germania, no. Perché io, veramente, io vivo qui, in Italia, bene. Bene, mi piace.